realtà a Napoli non ci sono motivi di preoccupazione particolari, cioè Napoli non è una città a rischio da questo punto di vista, fermo restando che a rischio è il mondo intero, cioè nel senso che nessuno si può tirare fuori, ma non c'è nessun segnale che fa ritenere Napoli a rischio. Noi lavoriamo per rafforzare le ragioni del dialogo, della comprensione, della pace, tanto è vero che nei prossimi giorni ci renderemo promotori, coorganizzatori di tantissime iniziative che mettono insieme il consolato francese, i consolati, le comunità religiose tutte, a cominciare dalla comunità islamica, cioè a dimostrare che Napoli è la città dell'ascolto, del dialogo, della pace, che non erge mura ma le abbatte. Insomma, dobbiamo dare segnali diversi, perché oggi Gino Strada da Emergenza ha detto una cosa molto bella, secondo me, la violenza si arresta se si interrompe la violenza. Cioè noi dobbiamo, cioè, che possiamo fare noi sindaci, noi abitanti di una città come Napoli? Cercare di diminuire i focolai di indifferenza, di odio, di incomprensione e di intolleranza, e quindi aumentare verso tutti le ragioni del dialogo. Ieri l'ho detto anche a San Gregorio Armeno, questo vale per tutti, vale per la violenza che si respira nelle nostre città in alcuni casi, ma vale per la violenza in generale. Dobbiamo stare molto attenti, perché anche il linguaggio d'odio che si è letto poche ore dopo quella barbarie incredibile di Parigi è un linguaggio al quale noi prendiamo enormemente le distanze. Non è che noi dobbiamo fomentare né guerre di religione né altro, anzi noi vogliamo costruire un Mediterraneo altro, quindi noi ci impegneremo in questo, cioè le nostre iniziative aumenteranno nei prossimi giorni per mettere insieme persone che oggi qualcuno vuole allontanare, vuole dividere, per acuire ancora di più l'insofferenza e per creare magari anche inconsapevolmente ulteriori focolai di violenza e di odio. Quindi i bombardamenti non sono la strada per... Allora, sono tematiche che non appartengono ai sindaci. Voi lo sapete perché mi seguite da tempo. Io sono fermamente convinto che quelle guerre sono state sbagliate, a parte che sono state incostituzionali per quanto riguarda l'Italia, e sono convinto che l'ISIS è anche un effetto collaterale di alcune guerre che ci sono state nel recente passato. Oggi noi dobbiamo costruire altre cose, dobbiamo fare in modo che la comunità internazionale risolva le controversie, ma non con la guerra, col canale diplomatico, coinvolgendo i territori, non avendo la presunzione di esportare democrazie occidentali. Ogni popolo ha la sua storia, ogni popolo si deve autodeterminare da solo, magari va aiutato in forme diverse rispetto al passato. Cioè, secondo me si deve rivedere completamente la politica estera. Allora noi che possiamo fare come sindaci? Possiamo provare a costruire delle diplomazie dal basso, cioè le diplomazie delle città, e sicuramente nelle città c'è secondo me una ricetta migliore. Tutte le città del mondo, una ricetta migliore certe volte anche rispetto ai governi, perché comprendiamo che i nostri cittadini e i nostri abitanti vogliono in realtà vivere insieme, vivono vivere bene insieme, in pace, e provare a costruire relazioni diverse. Quindi noi sindaci l'abbiamo anche scritto davanti al Papa in un documento a luglio, 60 sindaci di tutto il mondo, abbiamo preso l'impegno a costruire comunità di accoglienza, di solidarietà, di lotta alle disuguaglianze, di pace, e questo impegno, bene, siamo piccolini, non è che possiamo determinare le politiche nazionali, però è una spinta, diciamo, secondo me positiva, che si può innestare nel mondo per costruire una globalizzazione sicuramente diversa.